È un progetto finanziato col Fondo delle Politiche Giovanili del 2022 ed è un progetto del LUPI, diciamo, realizzato proprio con il contributo del LUPI, che riguarda proprio lo sport, ma non tanto e solo lo sport, quanto cioè, l'obiettivo del progetto è quello di divulgare uno stile di vita sano fra i giovani, tant'è vero che il progetto è aperto ai giovani dai 14 ai 35 anni e consiste in tutta una serie di iniziative che hanno appunto l'obiettivo di coinvolgerli nelle attività sportive, l'obiettivo è anche di promuovere la sana alimentazione, quindi uno stile di vita sano, non dimenticando però, quindi diciamo rivolgendo grande attenzione anche ai giovani più fragili, quindi diversamente abili, e un altro degli obiettivi fondamentali è la loro inclusione, sia nelle attività sportive che in tutte le iniziative progettuali, che dureranno per un anno. Quindi il progetto è iniziato a febbraio e terminerà il 31 gennaio del 2025. Sono previste tutta una serie di iniziative. Diciamo, durante tutti i mesi che coinvolgeranno tutti i partner del progetto. La prima iniziativa che ci vede scendere in campo è al campo scuola Pippo di Natale il 26 marzo, martedì 26 marzo, con una grandissima festa dello sport. Questa festa dello sport, quindi con la collaborazione di tutti gli istituti superiori della provincia di Siracusa, con la collaborazione fattiva di tutti i partner che hanno aderito al progetto, vedrà e con un'unica scuola media, che è la Lombardo Radice, e che partecipa proprio a testimoniare con i suoi ragazzi 14 anni il percorso di orientamento che fanno i ragazzi partendo proprio dalla terza media fino al liceo. E 26 marzo, atletica, ci saranno le interprovinciali di atletica, i ragazzi vincitori andranno a Crotone per l'interprovinciale del progetto UPI, per poi arrivare alla fase finale. Ci sarà il coro di Mariuccia Cirinnà ad aprire in quanto partner del progetto e poi perché noi crediamo proprio in questo connubio sport, arte, nutrizione, cultura. Ci saranno i partner che organizzeranno dei laboratori, ci sarà la canoa polo che proporrà tutte le attività da fare nel territorio. Insomma, l'appuntamento sarà una grande sorpresa. Ma il prossimo è il 26 marzo, ma poi non finiamo qui. 4 e 6 aprile ci saranno le interprovinciali di scacchi, dopodiché il Game Chef con l'Istituto Alberghiero, grande partner di questo progetto. E a seguire ci saremo noi, Feste Archimedee, con la grande inaugurazione del 3 luglio e poi tantissimi altri eventi, tantissimi workshop. Ci saranno i dialoghi sul futuro, quindi dove coinvolgeremo i ragazzi. I ragazzi sono fondamentali per noi, infatti il perno del progetto è il Comitato Giovani. Noi supportiamo infatti come interferenze l'organizzazione, ma il cuore vero sono i giovani rappresentati dal nostro portavoce che è Giovanni Basile. Gnupi, tutti in gioco, nessuno escluso. Siracusa aderisce allo slogan "Il futuro siamo noi". Come funziona? Attraverso un avviso pubblico sono stato nominato come coordinatore del Comitato Giovani e nello specifico sarò il ponte tra il gruppo dei ragazzi che formeranno la delegazione provinciale e, diciamo, il comparto organizzativo della provincia che sta, diciamo, organizzando tutta questa iniziativa. Allora, questo torneo interprovinciale sarà composto, diciamo, in due fasi essenziali. La prima, che si svolgerà tra qualche giorno, il 26 marzo, al campo scuola Pippo di Natale, e vedrà il coinvolgimento di tutte le scuole della provincia che forniranno piccole delegazioni di ragazzi sportivi pronti a partecipare a cinque diverse discipline
che faranno poi, diciamo, saranno poi materia di esame finale nella gara del 26 maggio a Crotone, che sarà la finale dei giochi interprovinciali per l'area sud. Attraverso queste selezioni del 26, che sarà comunque anche una grande manifestazione in nome dello sport e per, diciamo, lo spirito della comunità che è alla base di questa idea progettuale, verrà formata una delegazione di circa 15 ragazzi che poi andranno insieme a me, sarò il rappresentante, a Crotone il 26 maggio per le competizioni finali, che vedranno il coinvolgimento di circa 9 province del sud Italia per giocarsi, diciamo, il premio finale, la vittoria dei giochi interprovinciali. Oggi è un giorno importante per la nostra città. Siamo l'unica provincia ad aver intercettato questo bando dell'Unione Nazionale Provincia Italiana, dell'Unione Provincia Italiana, e grazie al Libero Consorzio di Siracusa siamo riusciti a portare e a definire questo grande, bellissimo evento che oggi sarà a Siracusa. Ne sono veramente orgoglioso, anche perché è da anni che ribadisco come lo sport sia fondamentale per la crescita, soprattutto la crescita psicofisica dei bambini e dei nostri ragazzi. Non solo, lo sport è quello che allontana i ragazzi da tutte le altre problematiche, li allontana dal disagio giovanile, li allontana dalle dipendenze. Questo è fondamentale. Ancora un grazie speciale alla dottoressa Calore, a Edda Cancellieri, a tutto lo staff che ha permesso l'attuazione di questo grande progetto di sport a Siracusa.